Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e bentrovati al Centro Sportivo Universitario di Messina, dove si gioca la gara valevole per la quarta giornata del campionato Under 15 femminile siciliano. Siamo alla seconda fase, quando la Ionia Calcio Riposto, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Gloria, affronta l'Unime, che nell'ultimo turno invece è stato sconfitto per 3-1 dalla GSL. Prima di iniziare viene osservato un minuto di silenzio per ricordare i morti della strage di Suviana. Tre tempi da 25 minuti al Centro Universitario Sportivo di Messina. Si parte con il primo e l'Unime che dopo 5 minuti prova a stringere, c'è il recupero palla da parte di Liardo che in area di rigore si divincola delle avversarie, cerca la conclusione, l'estremo difensore Platania blocca al settimo, Cucè dalla sinistra mette il pallone dentro su Crifò, la controlla e calcia, riesce ancora una volta Platania a intercettare, nono di gioco. La Ionia prova a imbastire l'offensiva col pallone che viene recuperato da Lupo che calcia trovando la parata in due tempi di recupero al tredicesimo, l'ultima occasione del primo tempo è di Cucè che parte dal centro sinistra, entra fino in aria, colpisce con l'esterno e trova un clamoroso palo, finisce a reti bianche il primo dei tre tempi del Centro Universitario Sportivo, categoria Under 15 femminile, Ionia Calcio 0, Unime 0. Possiamo partire con la seconda parte di gara. Al 26esimo, ovvero dopo un minuto, Buscemi dalla distanza trova questo destro che vale il gran gol, quello dello 0-1 delle ospiti Etne. Avanti al Centro Universitario Sportivo al 29esimo, cerca un cambio l'Unime con Startari al posto di Cucè, al 32esimo però è ancora Buscemi a fare tutto meravigliosamente bene, a concludere sul primo palo trovando la deviazione del portiere, quella del palo e lo 0-2, minuto 36, nemmeno a dirlo, Buscemi diventa la woman of the match trovando la tripletta su calcio di punizione. Il tris della Ionia Calcio Riposto arriva da tiro da fermo, minuto 37, l'Unime cerca la reazione con il pallone che dalla sinistra viene messo dentro da Cucè per Lialdo, non arriva però all'appuntamento con il gol. Minuto 38, ancora un cambio con Luca al posto di recupero, 43esimo, dalla distanza Crifò sfiora l'incrocio dei pali, al 50esimo l'ultima occasione col gioco di gambe di Cucè, se la porta sul destro, prova ad incrociare, gran parata di Platania in calcio d'angolo, finisce così il secondo dei tre tempi, finisce col 3-0 in favore della Ionia Calcio Riposto, trascinata da Buscemi, autrice di una tripletta. Al 57esimo ancora Ionia che prova ad attaccare, siamo a inizio secondo tempo, Rancatore la manda oltre la traversa, al 60esimo Buscemi vuole anche il poker, stavolta però trova solamente la traversa, 66esimo le messinesi cercano quantomeno il gol della bandiera con la punizione di De Leo che però si spegne lentamente sul fondo, al 73esimo l'ultima chance di Liardo che si accentra e calcia, parata facile centrale di Platania, termina così al Centro Universitario Sportivo dopo i tre tempi la quarta giornata del campionato Under 15 femminile, seconda fase, prema la Ionia che vince 0-3. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre.